scuola abbiamo imparato che gli stati della materia sono tre: solido, liquido e aeriforme. Chi ha studiato un po' di più sa anche che a questi tre stati ne aggiungiamo un quarto, quello di plasma. Chi poi ha studiato la fisica più approfonditamente sa che di stati della materia ce ne sono molti, ma non voglio soffermarmi su questo, i miei video sono solo degli spunti di approfondimento e mai esaustivi. Ebbene, è stato scoperto un nuovo stato della materia di tipo quantistico, che era stato ipotizzato già 50 anni fa da un fisico austriaco, Walter Kohn, vincitore del premio Nobel per la chimica nel 1998. Il nuovo stato della materia è stato chiamato isolante eccitonico ed è stato dimostrato per la prima volta da ricercatori italiani grazie ai cosiddetti nanotubi di carbonio. Ma cosa sono questi nanotubi? Essi non sono altro che dei minuscoli cilindri di grafene, che è un materiale composto da un singolo strato di atomi di carbonio. Sono così piccoli che hanno un raggio di qualche nanometro. Un nanometro è un miliardesimo di metro. E sono lunghi, pensate un po', quanto il diametro di un capello. Si pensava che il comportamento da metallo di alcuni nanotubi di carbonio, cioè in grado di condurre elettricità, fosse dovuto allo spostamento degli elettroni attraverso il nanotubo stesso. I ricercatori italiani del Nano CNR hanno invece dimostrato che quando un elettrone abbandona un atomo di carbonio, non si muove liberamente, ma si lega con la buca che lascia dietro di sé, formando una particella composita fatta dall'elettrone e dalla buca detta eccitone. Massimo Rontani del Nano CNR ci dice che abbiamo riprodotto il comportamento collettivo di tutti questi eccitoni grazie a simulazioni numeriche molto sofisticate e affidabili basate sulla meccanica quantistica. Dunque, la prova che gli eccitoni esistono davvero adesso c'è, ma bisogna stabilire con precisione le loro proprietà. I fisici, in caso l'eccitone si rivelasse un superconduttore o un superfluido, parlano già degli innumerevoli utilizzi in campo tecnologico, soprattutto nei computer quantistici, ma è troppo presto per esprimersi in questo senso. Vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto e vi rimando al prossimo video.